Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, buon benvenuti. Buon pomeriggio. Ecco, punta di tutti. Hello! Ready. È una giornata importante, raga. È una giornata importantissima. Che sei andato in timing con oggi. La sigla. Sì. No, vi spiego. Ho dei poteri ESP. Prima di cominciare, allora, sappiate che la sigla noi non la sentiamo. Almeno la sento solo io quando dobbiamo far partire la live. Insomma, Mario ha fatto un certo punto.
è andato senza volerlo precisamente in sync con la sigla in quel momento. Potevo vincere la lotteria, invece ho fatto questo. Cavolo. Che spreco di desiderio. Come era la battuta quella là, Padre Pio compare su Pullman per andare a Međugorje, nessuno lo nota, un miracolo sprecato. Cioè... No. oggi vedremo miracoli. Esatto. Ci sarà Fraus che giustamente dovrà giocare a Elden Ring. Io colgo la palla al balzo per ringraziare tutti quelli che sono venuti a trovarci sul canale YouTube che sta raggiungendo i 100.000 iscritti e che mi hanno detto male, soprattutto a quelli. E anche a me. Hanno detto male a ogni essere antropomorfo. Chiedo a voi ragazzi, posso fare un... Posso dire una cosa prima di cominciare a proposito di commenti? Non sappiamo cos'è, è una domanda retorica. Stai tranquillo, però devi stare tranquillo quando lo dici. No, sto molto tranquillo e molto filtrato. Esatto. No, è molto semplice e conciso. Ragazzi, si è parlato di Elden Ring per gli ultimi 3-4 video e podcast. Se tutti siete d'accordo con me su quello che ho detto, cioè nulla, è perché non parlo di cose che non conosco. Fine. Giusto. Solo questo volevo dire. Grazie. Posso dirla anche io una cosa? Perché vi ho visti un po' innervositi nell'ultima. No, adesso, non dovete però, dire dobbiamo così. Tutti dire una cosa, altrimenti il contenuto è rovinato. Giusto. Allora, adesso la dico qui questa cosa e non la ripeterò mai più perché voglio che questa cosa sia lapidaria, ok? Elden Ring è una versione semplificata di Virtua Fighter. Ok, adesso andate avanti voi. Adesso esigo sul canale di Olgen, questa è la cosa che dico io, una clip con un thumbnail infuocato, rivelano i loro segreti. È questo in capsule. È della velata critica in tutto ciò, eh? No, però, però ognuno lo deve fare singolarmente. Ognuno lo deve fare singolarmente. Noi non dobbiamo sentire il segreto dell'altro. Così c'è quello che dice: a me piace di più Sekiro. No, ma guarda, a me non piace tanto. E poi c'è quello che fa: il glande verde, ragazzi. Il glande verde. Glande puff. Perfetto. Il mood di Olgen è partito, ragazzi. Benissimo. Poi provate a immaginare tra 20 anni. Ok. Immaginate, mo' avvio il ring. Boom, scoppia tutto. Perché era praticamente sotto sforzo di live. Il bello, la cosa brutta con Olgen. Vabbè, boh, non so spiegare tutto il marchingegno che c'è. Io di regola faccio streaming 2 al PC. Però Olgen devo utilizzare solo il PC. Quindi per quello vi ho chiesto se è leggero. Perché ho timore di questa cosa. Ma comunque, che c'hai sotto? 3080 Ti, 32 giga di RAM, 9900K. Appena sufficiente. Sì, però dai, siccome sto streamando, siamo in chiamata, sto restreamando a voi, cioè ci sono 60.000 cose in circolo. Forse gira in medio senza ombre. Ma vabbè, tranquilli che le ombre che nel 2000 esatto, ma a parte quello, ma mi piace che nel 2022 ancora si pensi a togliere le ombre, cioè come la prima cosa che appesantisce sulle ombre. Io non importa, questo sarà un tic e sicuramente invecchierà male, ma non importa l'hardware che ho sotto la scocca. Io se parte un gioco Shadows Low. Fine. Cioè, non importa. Madonna, come sei old school. Quell'effetto placebo che dice girerà meglio così. Allora mi sento più contento. Beh, nel 91, sì, nel 91 era. No, infatti sto per dire, se giocavi a Counter-Strike nei primi 2000, sì. No, infatti Michele ancora guarda per terra per aumentare il frame rate. Capito? Ma certo, guardando giù per l'azione. È il DLSS che mi ha salvato la psiche. Oh. Un attimo solo, ragazzi, io sto avendo un problema. Oh no, quale? Non trovo. Aspetta, in qualche modo risolvo. Non trovi la spada? La spada è dietro il. Allora, primis, mi dovete dire se voi vedete Elden Ring. Lo vediamo. Sì, ok, sì, perfetto. Sì, lo vediamo. Nella live non si vede perché devo. Beh, puoi catturare la schermata della nostra. No, quello. Okay. Intendo dire. Pure qui è più lungo da spiegare come sta configurato. Troubleshooting. Sì, piuttosto che. Allora, c'è bisogno di un intermezzo musicale, lo facciamo con la bocca. No, in realtà c'è la musica. La musica, ah, ecco, esatto, perché di Elden Ring. Infatti, figuratevi, dalla live si vedeva. No. Ah, vabbè, ho capito. Bronzato.
come dicono a Parigi. Sto guardando il soffitto. No, il secondo computer, cazzo, perché sennò non posso vedere. E c'è un terzo schermo virtuale che in realtà è la schermata che va sul secondo PC. E OBS era finito nel secondo PC. Quindi ho dovuto accendere il secondo PC e ripigliare la finestra. Ok. Ecco. Wow. Hai ricreato il sistema circolatorio umano con dei cavi. Praticamente, con un sofisticato sistema di specchi a leve. Oh. Quindi siamo teoricamente siamo adesso c'è tutto, il cerchio è completo. Oh, a posto. Ok. Bene. Intanto di cosa parliamo mentre Francesco crea per un'ora e mezza un personaggio? Io in realtà l'ho già creato. È vero. L'ha creato. Vuoi spiegare come? Per evitare di con un sofisticato sistema di specchi a leve. No, in realtà io lo sapete, io faccio sempre personaggi femminili e se posso fare diavola. Esatto, ovviamente. Faccio diavola e quindi mi sono avvicinato, cioè pur essendo un gioco bello pesante, medievale e cose, ovviamente come io ho fatto già vedere a loro praticamente come è venuta e ovviamente non ho dato le spalle, la mascolinità che di regola non la contraddistingue, però ci piace. C'ha delle spalle che sembrano quelle di un muratore. No, ma vuoi dire, la mia ragazza mi difende. Ma soprattutto, allora, io sì, stavo guardando vagamente così le classi. Le classi, ok. A me attira, poi dici, dovete dire, dove? Il confessore. Ok. Confessore. Visivamente è la più figa, secondo me. È figo, è molto figo il confessore. Okay. Dici, la mia compagna ha preso lei. Quali sono i tuoi pensieri? Voglio menà. E allora non direi. Devi prendere un mazzugliatore. C'erano un paio migliori per menare le per mani. Per menare sì, c'è sì, di meglio. Sì, ho visto. Il confessore è un chierico. Allora, il samurai l'ho escluso perché mi stanno sul cazzo i combattenti giapponesi. Però picchia abbastanza. Picchia. Però picchia, non mena. Se vuoi menare, dovresti andare o con il guerriero o con l'eroe. Guerriero nomade, dici? No. Mi cavaliere. Il cavaliere, esatto. Oppure rompi tutto con il mago. sì, bisogna fare un certo percorso, ma il mago è abbastanza... Ho percepito un potenziale. L'eroe è straightforward. No, il mago... Però voi siete ancora all'inizio. Cioè, non all'inizio, però siete nella fase iniziale. Nella come si chiama? Nella luna di miele col mago. No, okay. Per le prime tipo 40-50 ore la luna di miele. Poi precipiti giù e poi risali a un picco. Però okay, c'è quella conca sotto che sono dalle 50 alle 100 ore dove ho preso mazzate sui denti tutto il tempo. Noi abbiamo Rocco a studio, il nostro operatore, Rocco, che si è fatto il mago. E siccome Rocco ha più culo che anima quando gioca, ha trovato delle cose. Praticamente lui alcuni boss non li ha mai visti. Uguale. Lui vede la sua schiena e li squaglia a distanza. Uguale. Boss che io invece conosco a memoria, perché sì, mentre mi menavano mi sono memorizzato ogni centimetro del loro corpo. Io vado di cavaliere comunque, ragazzi. Oh, vai. È giusto. No, poi volevo chiedervi, come mai c'è tipo A e tipo B? Cioè, so è cosa vuol dire. Tipo B. No, sì, lo so. E perché non c'è scritto uomo e donna? Non c'entrava. Non c'è da tempo, ma deciso... Sì, lo so, ragazzi, stavo solo stuzzicando. Giusto perché serve, no? No, secondo me Andrea e Beatrice sono capite tipo B. Allora, aspetto dettagliato, carica preferiti, l'unico preferito che c'è, a posto. Eliminare e caricare quelle preferite. Perfetto. Faccela vedere prima, che tanto poi non la vediamo mai più. Faccela vedere, infatti. Non trovi lo specchio. Dettagliato, come faccio a farlo vedere vicino? Modifica corpo, capa. Praticamente hai fatto Uma Thurman in Pulp Fiction. No, da vicino non tanto. Siamo... Che ne pensate? Che ne pensate, ragazzi? Animo. Un voto in chat. Voglio un voto. Con un po' grigio. Ma sì, è il tipo di ragazza che non vorrei mai che prendesse botte, ma è quello che farà per tutto. 7.5. Voto 10. Waifu 10. Purtroppo lineamenti più delicati di questi non sono riuscito a farli. No, l'editor di Elden Ring ha un paio di barriere insormontabili. Beh, tra cui però molto meglio rispetto a quello che ho visto di Dark Souls. Mento e sì, naso sono completamente invalicabili. Per quanto ti sforzi, il punto di congiunzione tra la testa e il collo è fatto col Play-Doh. Per quanto ti sforzi. Sì, esatto.
Aaron, ok. Hai il ricordo? No. Esatto. Ok. Ah, vabbè, ritorno indietro. Francesco ha aperto il servo l'editor. Non ti servirà. No, ma pensavo fosse solo l'editor. Vabbè, senti, torno indietro. Perché? Ma non succede niente. Vabbè, sì, d'accordo. No, oddio, sì, dipende. No, ma io pensavo fosse solo l'editor, ho fatto conferma, boom, pensavo che... No, è come Dark Souls. Non ti ho insegnato niente. No, sì, mi scusi. 4 ore di video. Vabbè, ma tanto, cioè, non c'è nulla di troppo importante. Sì, c'è il se, ma il seme c'è sempre. C'è uno schermo nero preoccupante, più che altro. Eccolo, perfetto. Okay. Ho fatto alt F4. Allora. Madonna! No, sì, Madonna. No, perché non sopporto di di essermi perso la cosa. Ha strappato i cavi, Sì, ho strappato i cavi, esatto. Fatto bene, perché secondo me... Il seme interessante. Vabbè, no, sostanzialmente... lo dobbiamo fare bene. Qui ci sono tre cose belle che puoi prendere all'inizio: il seme d'oro, il portachiavi d'Italia 90 e poi il cavatappi della Dreher. Puoi prendere queste cose qui. Degli altri non ho idea di che cosa servono, ma il seme almeno all'inizio secondo me è smart. Io ho fatto altre F4, però il gioco, ok, è successo qualcosa. Sta succedendo qualcosa. Vedi un attimo, perché non so chi lo gioca su PC, su Steam, ma Steam ha dei problemi di sincronizzazione con Elden Ring. Gravi. Sto magari notando. Provare a giocare in finestra. Perché dici così, Karim? È così stabile. L'unico aggiornamento che hanno fatto non è per correggere lo stuttering, ma raggiungere altre cose. Beh, grazie a Dio me lo stuttering c'è, ma è poco. Di solito quando sono su torrente c'è. Il problema è la sincronizzazione, il cloud dei salvataggi che continua a non sincronizzarmeli bene. Uh-huh. E quando esco dal gioco ci vuole 3 ore prima che Steam capisca che... E in più io adesso racconto, visto che ne abbiamo parlato prima mentre, certo, Francesco sistema, ho questo grave problema che il mio Steam crea 20 miei account diversi che giocano a 20 versioni di Elden Ring. Un'applicazione avviata, non è avviata. Nel senso, Elden Ring. Gli altri, quando aprono gli amici che giocano, ci sono 20 volte 20, io che sto 20 giocando. Karim che stanno giocando. 20 account diversi. Ammazza. Che stanno, credo, farmando cripto a sto punto. Non ne ho idea. Non ne ho idea. Non so perché succeda questa cosa. Ok, no, sto riuscendo ad avviare di nuovo. Solo con Elden Ring, tra l'altro, vabbè. Comunque, attività francese è arrivato. Mi piace che la nostra live è partita nel segno di All Gen. Non abbiamo avuto problemi audio, non abbiamo avuto problemi video. Ed ecco qui il problema software. Beh, problema umano. Non si vede il Elden Ring in live. E Francesco che digitava in un tastierino in alto. Non so cosa stesse facendo. Ormai c'ho la sala giochi. Io devo dire, su Xbox Series X non mi ha dato un problema. Solo una volta mi ha crashato. Fortunatamente ero tipo a una grazia perduta, quindi non ero neanche in combat. Ok, una volta mi ha crashato, per il resto non mi ha dato mezzo problema. Sono molto contento della performance su Serie X. Nice, ottimo. Credo che anche su PS5 sia la stessa cosa. Su PC, ma invece... presumo, sì. Io non ho avuto particolari problemi. L'unica cosa che, se hai un po' di occhio, veramente, veramente fa male. Mi sono abituato. E io non ho preso neanche la seconda mandata perché sono stupido. Ok,
Ok, prova a rialzare. Ho visto qualcuno che si è messo lì a provarlo su Steam Deck. È molto figo. Eh sì, io Steam Deck lo vorrei tantissimo. Sono stato un coglione a non averlo preso quando dovevo. Ok, adesso mi vede. Allora, voi mi vedete? Io l'ho preso, ma non mi arriverà sì. mai probabilmente. Ok. Perché? In live pure. Okay. Doveva arrivarmi a febbraio. Benissimo. Eh sì, c'hanno un po' di problemi con. Allora, abbiamo Deck. Cavalier. Tipo B. Ricordo. Ok, sì. È il regalo. Eh sì, questo l'avevo intuito, però vediamo di così. Medaglione con intarsi di Ambra, si incrementa i punti vita massimi. Beh. Runa di loro delle grazie rispendono lo sguardo del popolo dell'Interregno. Consente di ottenere varie rune. Attenzione ragazzi, questo è il primo avvio. Fraus non sa cosa sono le rune, ma la descrizione gli dice che ne può avere. Sì, esatto. E questa cosa continuerà per altre 200 ore. Mortacci loro, mortacci loro. Sì, ve lo ricordiamo, Fraus ha aperto soltanto l'editor del personaggio, quindi non ha idea di come inizi, di cosa si faccia. Quindi... Raga, io sento un rientro. Sì, no, anch'io. Forse... Mannaggia, è che ogni tanto mi avvicino, forse sono le cuffie nel mio microfono così. Sì, quando... Aspetta. E mi risenti? Sì, quando ti avvicina... Perché sono cieco, non vedo, è così da me, lo schermo di fra, quindi non leggo. Sono cieco, che devo avvicinarmi. Ma vi siete accorti che dopo che Sinergo ha detto non abbiamo avuto problemi e crashato... Lo so, lo stavo dicendo pure io, l'ho portato ieri. Mi intriga il dolore... Mi intriga il dolore di Shabriri. Sì. Sì, perché è toscano. Che serve? Io non so che cosa serve in effetti. Dice attira i nemici. Esatto, aumenta l'aggro dei nemici su di te. È male. Che bella idea. Senti, facciamo la cosa più semplice di tutte. Medaglione con intarsi incrementa punti vita massimi, dai. Proprio la cosa più banale che si ha può senso, fare. Ha assolutamente senso. Assolutamente senso. Aspetto dettagliato di nuovo, carica preferita. Non sapendo tu cosa sono le rune ancora, ha perfettamente senso quello. Devi darle il nome. Madonna, se no finiva. Sto cazzo. No. Ok, la risata pazza. Il mio si chiama Sto cazzo. Ma veramente si chiama Sto cazzo il tuo? Sì, ovviamente. Il religioso silenzio. C'è tensione. C'è una freccia giusto al centro. The fallen leaves. Tell us soglie. Way. Ho visto degli scattoni da me. Anche io. Aiuto. No, in live no. Ok, l'importante è questo. No, in live no. Però potrebbe dare. Schippa l'intro, sono di che. Ovvio. Beh, con Saxon se l'ha fatto. Non essendo benissimo. Gran Turismo si può fare. Meno le microtransaction. Questa intro quanto dice, dicono dalla chat? Eh? Ma quanto dice? No. Ma è volgare se schippo. Guarda, Francesco, rischi di non capire niente. Ok. Rischi di non ma sta scherzando. Se scrivi non succede niente. Tanto io sto leggendo comunque. Fai bene. Poi ci spieghi cosa hai capito. Sarebbe bellissimo. Poi ti interroghiamo. Raccontaci le tue sensazioni a riguardo. Claimed the shards of the Elden Ring. Raspone a quattro mani. Raspone a quattro mani. Compagnia. Poi però quando hai finito ci devi fare il sunto e devi dirci che cosa hai capito da quello che è. Non sto riuscendo a seguire molto, diciamo. Comunque perfetto. Ok, funziona. Perché quando esce più di due nomi che non sono canonici mi ti prendono. A war
Ah, stronzo. Quello lì è uno stronzo. Quello grosso è uno stronzo perché fa male agli animali. Quello, vabbè, puoi capire. Rise now. Usa gli animali in modo improprio. Io sono curioso di vedere il gioco, se lo vedremo bene oppure... Infatti, anch'io stavo pensando a quello. Sono veramente curioso. Forse lo vedremo con continui scatti, un po' come giocare alla versione PC, quindi credo che riusciremo a... No, però io sto vedendo abbastanza fluido, non so voi. È un tanto fa qualche... No, le transizioni sono tremende. Quando fa la transizione, madonna... Non decontestualizzate questa battuta, per favore, raga. Io ripugnante mangia sterco. No, la cosa bella è la voce con cui lo dice. E poi il mangia cacca! Sì! Bellissimo. Mi era venuto in mente il nome per da quello lì con tutte le orecchie nella barra, solo che veniva una cosa di non molto conveniente. Che poi, cioè, qua lo chiamano Mangiasterco, però è un adattamento. Nella versione originale è Uzuzuz. Ma riuscite a vedere bene adesso voi? Ma è seguibile. Sì, adesso vediamo in game. Questa dovrebbe essere grafica in game, per quello. Ma era cutscene, quindi però magari... si muove molto lentamente, quindi non capiamo. Esatto. Prova a girare la telecamera appena entri. In caso serviremo direttamente in live con il lag, che è perfetto per old gen, e sono i nostri tempi di reazione. Il cagatore in perso. Un'ora di... Un'ora così e sarà un macello proprio. Zuzu su scritto. Okay. Novità, l'anello. Ok. Oh, sei in game. Ok. Sì. Sì. No, dovete dire come lo vedete. Cioè. Così. Ah, ma beh, i comandi sono gli stessi di Dark Souls? Sì. No, ci sono delle sostanziali novità. No, cioè, la maggior parte sì. La ma base. Diciamo che, visto che probabilmente non ti faremo fare il tutorial per evitare una prolissità in vereconda, ti aiuteremo a comprendere le meccaniche aggiunte, okay, così che tu possa interpretarle e giocarci in blind. Va ossia, bene. Prima cosa importante: per prendere l'equipaggiamento a due mani non puoi più premere solo triangolo. Ho visto, ma... sì. Esatto. Triangolo è adesso il pulsante di interazione con il mondo per raccogliere oggetti, eccetera. Devi sempre premere triangolo, però insieme o a right button o left button per la mano destra e la mano sinistra. Occhio che non devi azzeccare il tempo, puoi tenerlo premuto. Esatto, puoi tenerlo premuto. Stai già facendo cose strane. No, il triangolo sto tenendo premuto. Allora, vedi che ti cambia il menu là in basso? Sì. Perché ti dà accesso anche alla sacca rapida, oltre esatto, alle cose rapide che hai. Esattamente. Però adesso è contemporanea, ok, perfetto. No, no, non serve in contemporanea. Non serve, diciamo. Triangolo R1, triangolo L1. Ah, L1 puoi anche tenere premuto. Ok, no, io avevo capito, è detto destra e sinistra, cioè non stavo capendo. Right button e left button. LBRB. Sì, RB. Gli aiuti sono pervenuti in questa run? Certo. No, certo. Però quando uscirà da qui sarà solo come un cane. Ah, sì. E c'è il salto. Che... La Revolution, la grande Big Dig, esatto, del design dei Souls adesso. Post Sekiro, che osteria. Aveva il volo. La cappella dell'attesa o l'attesa della cappella? Non ho capito. Apro la live, ragazzi. Se apri la live, vediamo giga ritardo. Non importa, apro la live per vedere e tengo aperta la nostra chiamata per capire. Sì, comunque mi sa che mi sta venendo il vomito. Quasi due frame al secondo, incredibile. Allora, sì, dai, sembra di giocare a Stadia nei giorni no. Madonna.
Io apro la live perché non la faccio proprio. Ma ci vabbè, manca solo, manca solo scritto www.bandicam.com in alto. Siamo, siamo nel 2008. No, no, loro, cioè in live, raga, lo state vedendo benissimo. Sono loro, no, che purtroppo stanno vedendo. Sì, 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 è da noi. Noi per le signorine un po', non vogliono prima usare Discord. Non scherzo. No, no, ma non è che non vogliamo usare Discord. E... mi piace la reazione, santo. Beh, benvenuto in Elden Ring. Sì, qua se ti il microfono qui mi vedo la live. Se ti stai chiedendo con quante braccia quello attacchi, con tutte. Esatto. Michele non legge la chat, ragazzi, per evitare spoiler. Lo dico a chi sta facendo domanda a Michele. Quindi, esatto, se qualcuno fa una domanda dritta a Michele e gliela posso riferire, gliela riferisco io. Michele, il tuo pin del bancomat. Oh! Un principe. Un colpo glielo ha dato, almeno. Beati voi che l'avete visto. Noi abbiamo io non ho visto niente. Ma io mi sto vedendo la live, ragazzi. Ah, ma quindi era previsto schiattarlo. In realtà non era proprio previsto. Credo che un utente estremamente avanzato possa farcela, sì, però sì, mi piacerebbe sapere con che sistema ti ricollegano alla, all'inevitabile morte che poi devi fare. Intanto chiedo alla chat come vi piace questo primo approccio, come... che ne pensate? Vabbè, sta ragazzi, giocando già bene oppure già male? Vabbè, ma ritardo, niente, già il ritardo non è estremo, dalla live a qui il ritardo non è estremo, mi piace. No, è particolarmente modesto in realtà, sì. Sì. Saranno 3 secondi, 4, no di più. Sì, no, meno, secondi. Meno in realtà, sì, sì, 3-4 secondi, non male, dai. Ok, lei From te l'ha messa qui per dimostrarti che volendo un PG femminile fatto bene si può fare, ma tu ma non ci sei riuscito. Sai che è quello che stavo pensando? È quello che ho pensato perché anch'io. Loro i personaggi non li fanno col loro editor, li modellano a mano perché non riescono. Cazzi, siete cattivi però. Eh no, ma è lungo, vero, a livello, cioè... di video introduttivi, cioè, giusto per capire come no, ti spiegano la storia di questo personaggio da... Certo, è proprio così che andrà. Adesso così. C'è la biografia e il glossario. Esatto, ti fanno vedere con dei flashback perché i bulli lo maltrattavano alle elementari. Quanto è bello sto posto, sì. Allora, okay. Fra, ascoltami, sì. Ascoltaci. Sì. Adesso tu hai giocato un po' a Dark Souls, quindi comincerai a poter capire le cose più al volo. Sei in fat roll, sì. Sei molto pesante, quindi decidi se toglierti qualche pezzo di equipaggiamento o continuare a giocare in difensiva senza magari rollare, bensì, cosa che puoi fare assolutamente, anzi forse anche onestamente per il tuo stile di gioco molto consigliato, usare lo scudo. Tu puoi, al posto di tenere la spada a due mani, tenere lo scudo, perché Elden Ring ha aggiunto una meccanica estremamente premiante di chi si difende dietro una bella lastra di ferro. Se tu, dopo aver subito un colpo sullo scudo, premi right trigger, RT o R2, fai un contrattacco specifico e nuovo, solo aggiunto qui, che sbilancia fortemente il nemico e fa dei bei danni in velocità. Quindi, per evitare di prendere pizze magari in fat roll perché hai pochi frame di invincibilità o sei lento, magari non usando il target rischi di essere colto alla sprovvista, usa lo scudo. Hai scelto la classe perfetta, è l'unica che ha uno scudo cazzutissimo. Ok. Volendo, per togliere un po' di peso, puoi toglierla la barda, se vuoi usare, esatto, la spada, togliere o togliere la spada se vuoi usare la barda. Esatto, esatto, l'una o l'altra. Vedete però, si vede che Francesco non è proprio... blind, è blind su Elden Ring, ma vedete come già si muove bene perché ha giocato Dark Souls. Certo, ho avuto certo. Un buon maestro. Già, no, lascia così. Sei già in carico medio. Sono in mid. Sei già in carico medio. Sì, in basso a destra c'è scritto, se vuoi leggere. Perché vi dico, c'è la mia compagna che non ha mai giocato un Soul prima d'ora, ha mai giocato Sekiro, Demon's Souls. Sta facendo una... farle giocare Demon's Souls. Che non ha neanche le caratteristiche leggibili, ai loghi confusi. I simboli! No, per carità, no. What were they thinking? No, esatto. Ah, quindi questo è il falò, praticamente.
Quindi questo è il falò. Esatto. Esatto. E non usare chiave falò, della spada, però, di pietra. Mi raccomando, i nomi. Chiamali, no, Ecchi, come guarda, fa Michele. Esatto, guarda, io sto all'episodio 70 e dico tutto. Ormai ho imparato nel cuore lacrime cremisi, lacrime cerule, tutto quello che volete. Ma io le chiamerò sempre Ecchi le rune e fiaschette le... Cazzo, le perché Ecchi non anime? È incredibile perché che ti venga Ecchi. È una questione di aggiornamento patch mal riuscito. Durante Bloodborne le chiamavo anime, gli Ecchi. Certo. Durante Elden Ring chiamo Ecchi le rune. Ah, vai a scalare, okay. Quindi il prossimo sarà rune. Esatto. Il prossimo, ok. Esatto. Come si chiamavano in Sekiro? Ah, in Sekiro. Sai che non mi ricordo. Io l'ho rimosso. 14 run e non mi ricordo. Ah, no, certo! Perché Sekiro non esistono, ragazzi. Sekiro no, non esistono, e come? I Sen. Ah, le monete, è vero? Erano i demoni Sen. C'erano le monete che avevi con te, ma non c'era il level up. Avevi i bracciali, le collane e le rimembranze, no? Per potenziarti. I messaggi erano già gay. Erano i soldini, esatto. Sen. Ma quando si mena? Oh. Guarda che bomba. Ma come si salta? Con X. O con la A. Però raccontaci le tue sensazioni. No, con X. Piace il mondo. No, non è X della PlayStation. Esatto. Ok, perfetto. Sì. Per correre si corre ovviamente con il tasto rosso a destra, qualunque esso sia, di qualsiasi casa sia. Tocca la grazia, è molto ambiguo. Vedrai quanto sono ambigue le due dita infilate, non si sa dove. La grazia è proprio invitare senza luce a condurre sulla retta via, ancora ci sono luoghi di grazia che preservano questo rotore, e l'orologio d'ora ti indica la nuova strada. Ok. Oh raga, io quando qualcuno mi nomina le due dita su sto gioco, nella mia testa scatta il pezzo dei San Culamo. Due dita su per culo. Tutte le volte il mio cervello si canticchia sta roba durante discorsi molto serie e seriosi. Ma è una cosa che non tutti sanno, adesso non devono manco cercare, per favore. Allora, questo NPC è molto interessante perché dice cose che sono utili e anche abbastanza intellegibili, secondo me. E se gli rompi il cazzo ti risponde con un bouquet. Se gli meni, poi ti mena con un fiasco di rose. Non sto scherzando. Vabbè, non gli voglio fare del male, mi dispiace. Ovviamente nella nostra run è la prima cosa che abbiamo fatto. La Pacific Run, no? Stiamo facendo per noi. Poi... Della... Sì, la Pacific. No, bacini per poi... capire che era un membro fondamentale quello. Comunque il fatto che sia la Y il tasto azione mi ci devo abituare. No, tranquillo, nessuna Verissimo. Colpa è traumatizzante. Ma questa è gente che mena, sì. Questa mena più di te. Però questo è fattibile, un paio di colpi e va giù. Poi ricorda che è backseating incredibile. Sì, tranquillo, è facile. Allora, guarda il dato che gli hai fatto. Se vuoi un consiglio, pensa alle parole che ti ho detto all'inizio della tua partita. Scappa. Entra in chiesa, presto, scappa, nasconditi. Sei al sicuro. È un Highlander, non ti può attaccare in chiesa, vai. Esatto. Terra consacrata. Non è vero, ma menato. L'agro smette, non può entrare nei posti. Vai. Non lo so. Ma la labarda sì, Francesco, quindi stai molto lontano. Stai proprio al centro della chiesa, perché da 5 okay. metri da tutte le Adesso pareti. Adesso sei chiaramente al sicuro. Della serie, ma trolli. Sì, trolli. Scusa. Però guarda che ci sei. Guarda la distruttibilità, raga. La distruttibilità. Vuoi finirti la grazia per salvarti, però. Quello per davvero non è uno scherzo. Mi ha stupito, però, la distruttibilità, devo dire la verità. È vero. Perché non è in faccia, no? Tu ma non si locca. Ma non si locca sempre con R3. È analogico. Sì. Non locca. Sì. Non locca il fatto è che tu non puoi loccare un nemico che non è in camera. Devi loccarlo quando è a schermo. Sì. Come pure il primo Dark Souls era così, però. No. Esatto. O parti esatto. di esso sono in schermo. Ma io, raga, comunque, cioè, se dovete fare backseating, fatelo bene, cioè, non trollate, cioè, perché io non capisco. E ora sei al sicuro? Non sei al sicuro. Mi sto confondendo. Allora, Francesco, puoi fare lo stealth. No. Se vuoi, non è obbligatorio. Con l'altro analogico, il sinistro, se lo premi, ti accucci.
È molto bello il sistema di stealth di Elden Ring, perché è diverso da quello di Splinter Cell. In Splinter Cell tu ti rendi invisibile facendo stealth, invece qui quando fai stealth gli altri diventano più stupidi e quindi poi l'Estus sono solamente sono tre, non si chiamano per ora sono tre, ma ne hai per mana e HP e puoi scegliere diversamente come equilibrarle nel tuo setup. Mm. Sulla grazia all'inizio distribuisci ampolle. Sì. Puoi fare anche due blu e una rossa al momento. Però, a me continua a non bloccare comunque, cioè, boh. Ma mi sembra strano, fra. È strano. Prova a farlo da media distanza. Sì. Non troppa, ma da distanza. Non vanno andarci addosso. Scusa, ma tu premi R3? Cioè lo stick destro? Ok. Ora sì. Ammazza, te l'ha alloccato da 25 km. Il consiglio che ti diedi a inizio run è valido anche contro di lui. Prova a sfruttare il potere del tuo scudo piuttosto che schivare con... Sì, appena colpisce lo scudo, poi attacca pesante. Ora ha perso il target, occhio, eh. Devi riprenderlo. Eccolo. Ma ci vuoi proprio provare male? Certo, mi piace, tryhard, mi piace. Cioè... E guardi, scusa, perché perde il lock? Ho toccato una capra. Che... Ma è normale che perda il lock? Sì. Dipende cosa stai facendo. Io non ho mai perso il lock. Dipende cosa stai facendo, perché con l'analogico destro... Mi sa che tu lo puoi spostare il lock. Sì, però non devi muovere l'analogico destro. E come faccio a combattere senza analogico destro? È il lock che ti blocca il nemico. Se lo il lock serve proprio per non girare la camera. Lo so, però non usi la camera, oppure usi il lock e non usi la camera. Vabbè, mi devo abituare che i comandi sono diversi, cioè solo quello. Ma anche su Dark Souls penso che uguale, fosse... sì, però ma non mi è successo, cioè oh cacchio, ci ho giocato ieri sera. Ma perché lo sei morto meno di meno allo stesso tempo. Generalmente. Ok. Esatto, guarda lo scudo cosa mi ha fatto fare. Zero danni. Questo sappi che puoi sfruttarlo a tuo enorme vantaggio. Non abusarne, ma... Hai una difesa impeccabile. Grandi poteri derivano grandi responsabilità. Questo è il vantaggio della classe che hai scelto. Le altre sucano tanto. Però come te la cavi, infatti, qualche schivatina infatti basta poco e il mood arriva, eh. Guarda è bella esatto, no. Ora visto che ovviamente non stai usando abilità che necessitano il mana, sulla grazia siediti, distribuisci le ampolle nell'opzione tutte sulla vita, così hai più risorse. Distribuisci le ampolle, vedrai che sono 4 al momento, capito? Esatto, tu sono ne hai al momento. Tu al momento ne hai 3 sulla rossa e una sulla blu, che però per il momento non ti serve. Ragazzi, io sono rimasto solo all'Estus del primo Dark Souls, quindi non so. Allora, siediti al falò e vai sulle ampolle. E lì c'è distribuisci ampolle, che significa che tu puoi assegnare il numero totale di ampolle che hai, o tutte a quelle vita, o tutte a quelle mana, oppure un po' e un po' a seconda di come vuoi giocare tu, no? In questo momento tu il mana non lo usi, e quindi fai tutte e 4 sulla vita. Esatto. Esattamente. Ma come siete tecnici? A voglia. lo si diventa dopo ben 25 minuti di Elden Ring. No, 25 minuti un cazzo, 50 ore che mi menano, cioè. Diciamo che Elden Ring ti mette questa sentinella davanti per farti capire il mood della serie. Sicuro? Fai la tua scelta. Sì. Choose ti your conviene destiny. Andare avanti, fra, comunque. Poi fa anche un'altra cosa Elden Ring. Ti conviene saltarlo, diciamo. Sì, okay. Ti conviene... Vabbè, ci provo un'ultima volta, dai. Vai. Dai, cioè, però puoi farlo, se lo sta giocando come tutorial per prendere la mano. Se ce la fai a batterlo, per me diventi un eroe. Un eroe assoluto. Vabbè, vado avanti. La santa, che legno. Sì, no, quella alabarda ha il range che si chiama ti colpisco. Riesco a colpirti quella di santa? Sì, cioè proprio.
Il range di attacco fino, di una K47. Fino a che ranger arriva la, la sì. Fino a te. No, esatto. Sì, proprio. È un Barrett, non è una alabarda quella cosa lì. Si è battuto Havel, questo è niente. No, vabbè, non penso. lui non puoi fargli il chain backstab. Oh, il mondo è tuo. Sì, c'è gente che dopo 4 ore è riuscito a batterlo. Da mago non è così impossibile. No, io comunque lo sfondi no, perché comunque non togli tanta vita, perché lui è bello tosto, però se schivi bene sì, fai, diciamo, insomma. Che poi ti puoi tenere a distanza, che è già molto importante. Esattamente, sì, sì. Se vuoi, riferendomi alla chat, io non ci credo comunque che siano tutti campioni, perché tutti sanno fare tutto, tutti sono bravissimi, tutti sono... Vabbè, benvenuto su internet. Eh sì, no, ma nel senso, ovvio. Cioè... Ma io non ho mai visto sto grado di tossicità se non in Dark Souls, forse in League of Legends, però non... No, ma sai che è? È che la gente si ricorda, quando gioca, questa è una cosa che te la posso dire scientificamente, quando la gente gioca si ricorda solo i successi. Il bello di fare una blind... No, veramente... Cioè dice, cazzo, l'ho battuto, e il cervello elimina i 46 try che hai fatto e si ricorda solo i primi due, cioè gli ultimi due prima della vittoria. Fa, no, un paio di try l'ho fatto. Quanto ci hai messo? 3 giorni. Hai fatto 3 try in 3, come cazzo è possibile? Questa è un po' la cosa. Però chi come noi si fa la blind run, la blind vera, no? Che ti giochi il gioco e poi fai finta che giochi la blind. Chi si fa la blind vera ha un memorial di queste cose, ce l'ha anche la community. E quindi tu adesso ti stai mettendo a nudo. Vero. Io ci ho messo 30 quasi, minuti. Quasi alla stregua di un survival. Contro i soldati puoi provare il contrattacco. Okay. Essendo loro molto deboli e poco pericolosi, puoi tenere sullo scudo quando ne incontri un altro. Appena subisci il colpo sullo scudo, senza pensare che sia una combo da picchiaduro, è abbastanza semplice, premi attacco pesante. Ok. E qui il parry è abbastanza intuibile, cioè è il molto parry, preciso. Quindi esiste qui il parry. Sì, certo. Rispetto all'animazione... Vabbè, tu stai giocando Dark Souls. In Dark Souls era molto fattibile il parry. Cioè non è Dark Souls 2, Dark Souls 3 che te se lo inventa la Madonna, il parry. Esatto, bravissimo. Certo, lui è una lancia, quindi è più difficile colpirlo, però è stato perfetto. Forse gli dovremmo insegnare il contrattacco. È quello che gli sta. Sì, però noi vediamo... Sì, io sto vedendo delle robe... A me pare il montaggio di Flashdance quello che sto vedendo in questo momento. No, ma io sto vedendo da Twitch, quindi... Ah, ok, da una Twitch cosa che bello. Puoi fare con gli scudi pesanti è prendere l'arma da avanti per rompere loro la stabilità. Sì. Occhio, che qua ti butti in una mischia brutta. Ecco, l'uomo con che col corno suoni. E... No! Bravo, che hai preso la mappa. Esatto, intanto hai trovato un oggetto importantissimo. Perché toglilo, per l'amor di Dio, premi Y. Sì, te lo levi davanti. Okay. Anche la mia compagna gioca interi minuti con la mappa, cioè con no, gli allora, oggetti. C'è da dire che nel The Ring ogni volta che tiri una leve ti dice se hai aperto Mamma un portone mia, e rimane niente. In mezzo. Levati che devo premere! Non puoi premere i tasti! Non puoi premere i tasti! Non puoi schivare, non puoi attaccare, non puoi aprire meno. Oh! Pezzo di merda, ma leva sta scritto. Qual è la statua allora, di Mario? Questa è una novità. Ragazzi, allora, state urlando, soltanto non so capendo. Sì, scusate. Allora, c'è una novità. Questa novità della statua di Mario, tu probabilmente non ci hai fatto neanche caso che era un oggetto specifico, perché quando ci passi vicino non si illumina, non c'è un suono. Ma non la c'è statua niente. Era quella che ho provato a menare. Esatto. Sì, okay. Esatto. Checkpoint. Intermedio, se vogliamo, spesso molto più vicino di quanto sarebbe il tuo falò. Ah, vabbè, quindi è molto più facile da questo punto di vista. Esatto. Subito. Sì. L'unica cosa è che molto spesso la statua te la mettono davanti a un boss, no? Così tu puoi riprovare a fare il boss. Però se tu vai via da quella zona usando il teletrasporto che c'è... È più facile, quindi, da questo punto di vista. Sì. Però quando ti sposti, poi perdi la, diciamo, la statua di Marika la perdi quando ti sposti a un altro falò, capito? Invece quando sei in zona te la segnala. In alto a sinistra la puoi vedere, c'è proprio una statua con le braccia allargate. Della statua. Nell'HUD, quando c'è l'HUD.
La verità è che poi è molto dipende dalle zone, perché ci sono alcune zone che comunque un po' di strada te la devi rifare, però è migliorato 100 volte rispetto a prima. Occhio a quello, un treno, eh. Marica, bravo France, bravo che ci hai provato. Esatto, bravissimo. Così si fa. Devi aspettare l'ultimo colpo della combo, che se non ricordo sono 3 colpi con sto stronzo, però. Buono, buono. Beh, oh. Non vale. Ma se... diciamo che da Dark Souls ti ha lasciato qualcosa. Ah, altro che... Ah, una cosa che non abbiamo detto a Francesco, no, ma non è questo il momento, è che può fare gli attacchi pesanti in salto. Ah, in realtà è una cosa che, cioè, è importantissima da fare, però stavo pensando di fare una cosa alla volta, altrimenti magari vai in overwhelm. Però sì, puoi attaccare in salto e ha lo stesso effetto stordente del contrattacco, è molto forte. Tu puoi provare, per esempio, dinanzi ai soldati semplici, a fare salto, attacco pesante, vedrai che si stordiscono molto probabilmente con un singolo colpo. E a quel punto puoi fare un critico. Esatto. Esatto. Ma cosa che dicono in chat L2? Cioè, cosa... L2 è l'attacco pesante. No, scusami, no, L2 è lo scudo. In questo caso è lo scudo. Gli attacchi speciali con l'arma a due mani senza scudo li vedo difficili da gestire in questa horda se non fa un percorso di pulizia molto attento e sekiriano. Sì, quindi conviene che quelle cose lì le provi in campo aperto senza nemici, no? Provi l'attacco in salto un attimo, provi l'abilità dell'arma, lo scudo. Anche perché adesso tu hai solo l'abilità base dell'arma, non hai ancora installato chissà quale tecnica. Però la spada magari, cioè, ha un montante figo, fa male, sì. Molto, cioè, contro quello forte sarebbe utile, però deve togliersi lo scudo ed è pericoloso. Per ora deve togliersi lo scudo, un giorno potrei farlo anche con lo scudo. Allora, Francesco, al momento, perché chiedono quanta esperienza abbia con i Souls, Francesco sta giocando con successo al primo Dark Souls. Sul quale ho ben 11 ore. Beh, fregati. Beh, buttale via. Ma gioca sempre a due mani a Dark Souls, secondo me ce la fa. E non lo so se Elden Ring sia una buona idea giocare sempre a due mani, visti i vantaggi che ti dà lo scudo. Beh, sì, lo scudo è molto vantaggioso. Diciamo che ci sono anche le dual, che funzionano molto bene in Elden Ring, perché sono terribilmente forti due armi contemporaneamente, tantissimo. Però... anche perché aumenta del 50% il danno, no, sempre, 50%. È arrivato un rompicoglione in mezzo. Oh no, orda. Puoi provare con l'arma di mani, cioè, puoi sperimentare l'attacco speciale. Qui la vedo male. Madonna! No! Bella schivata! Peccato. Francesco, allora, mi sa che devi provarti a fare lo stealth un pochino. Sì, sperimenta questa cosa dell'arma a due mani. Prova a controllare. Se tu premi L2 con l'arma a due mani, vedrai che a sinistra c'è il nome della mossa che puoi fare. Che ma sarà quindi una postura, è vero, posso provare a due mani. Tanto io comunque sono sempre la Svelte. La Zweihander. Eccola. Sembra tipo Excalibur. Cioè... Trumpulus. Io non posso cambiare più l'arma, c'ho la katana più 17 e non riesco a cambiarmi più. Ok. Oh, così si cresima. Bene, proviamo. E ora hai quell'attacco che si chiama posizionamento. Se tu premi L2 poi R2, per esempio, che culo. Ok. Puoi fare un attacco speciale. Tu, queste cose qua ovviamente le... Una delle novità di Elden Ring sono gli attacchi speciali delle armi. E li puoi leggere nell'inventario tranquillamente. Questo perché non l'ho bloccato? No! È tardi. Guarda Peppino e Zuzzuso che avverte tutti. Si sono menati, raga. Madonna, quanti. Madonna santa. Qui. Una cosa affascinante di Elden Ring è che, in base a dove ti muovi, potresti aver trovato un'abilità che fa attacchi ad area, un'onda d'urto magica, anche solo se sei un personaggio melee, senza capacità di intelligenza o fede, hai mille abilità che hanno quelle categorie di effetto strafighe. Poi c'è
c'è le abilità arcane che volevo tanto provare, perché mi sembrano abbastanza sgravate. Assolutamente non so. Sì, Nick. Ti darebbero sì. Grande soddisfazione. Perché io... io mi ho iniziato col prigioniero. Guarda, Nick, esiste un incantesimo iniziale che trovi immediatamente, che se li metti in fila questi, lo casti due volte e muoiono tutti. Perché è una sorta di lancia di aura, mezza luna penetrante orizzontale. Rispona questo? Sì. Sì. Ok. Solo quelli che ci escono il nome sotto non respawnano. Comunque, poi ti chiedo una cosa, caro Michele, perché voglio sapere questa... Proprio sulle, diciamo così, sulle ceneri. Però nel mentre, io chiedo alla chat, va, perché non vorrei spoilerare, non è uno spoiler però, c'è un baghettino che non è un baghettino, è sfruttare una cosa, il salto, che si può sfruttare in una zona per buggare il gioco, ovviamente lo fa. Se volete, non vi dirò la zona, però vi dico eventualmente il salto come si fa da fare in lungo. Se volete, se c'è, voglio perché me l'hai spiegato al telefono, ma non ci ho capito un cazzo. Bene. Se volete ve lo dico. È semplicino. Però c'è bisogno, come al solito, di un po' di pratica. Gli speedrunners lo fanno. Ci sta. Dici Nicola, la gente non vede l'ora di sapere come saltare in lungo su... Allora, vi racconto. No, non genera nessun bug, ti fa saltare più lontano da fermo. Ma no, ricarica vita non posso, no? Ah no, c'è il coso qua. Sì. Il fatto apposta che va là. Quanti puoi salire già di livello? Mi sa di sì, perché hai accoppato tutti. Ah, mi sa che qua arriva... sì, per la prima volta. Oh, però comunque giocare Dark Souls mi è servito un po', dai. Direi. Beh, no, mi è servito tantissimo, fidati. Non ho capito. Ti è sì, servito? La base è quella, ti è servito. Altro che... La vera waifu. Traveler. From beyond the fog. I am Melina. Mi chiamo Melina e non esco da quell'editor. Sì, ragazzi, agli stivali. Cos'è questa perversione? Sì, agli stivali, volevate vedere i piedi, non ho capito. Perché questi commenti? I offer you an accord. Lei non ha un tatuaggio sull'occhio perché è orba. È orba perché si è fatta un tatuaggio sull'occhio. Voglio che si sappia questa cosa. Lor. C'era lo spettro di un altro giocatore che era identico a Francesco, che si è alzato dal suo corpo e è andato. Sì, quello è quando ti dissoci, che non vuoi ascoltare. Esatto. Vorrei andare a casa, ma non puoi. Quella con quattro manine è meglio per gli intenditori. Ah, Renna Ranni. Giovanni Ranni, dici tu. Ai piedi dell'albero madre, è una fissazione sti piedi, eh. Quindi le rune sono le anime. Esatto. Ma scusa, posso fare una domanda? Cioè, non sarcastica, seriamente. Ma sì. Che differenza c'è tra un... Cioè, Dark Souls 1, 2, 3 e questo non è Dark Souls 4? Ma a parte è tutto... È parecchia lunga da spiegare. Però sì, è chiaramente lo stesso filone, come possono essere diversi altri game design, diciamo. È lunga. Tanta lore. Ah, nuovo livello. Più che altro è abbastanza però difficile. Però sì, chiamarlo evoluzione come Dark Souls 4 non è del tutto sbagliato, anzi.
Cioè è abbastanza scioccante che è una nuova IP, capito? Perciò uno dice, ok, se fosse chiamato Dark Souls 4 probabilmente avremmo urlato alle tante novità. Però essendo una nuova IP uno fa, cazzo, è un po' simile a... Ah, non posso salire. No, perché non è abbastanza, sei già di livello 9. Ah, lui parte dal livello più alto, il cavaliere, Michele? Mm-hmm. Credo siamo dei livelli più alti. Ah, ok. Come si fa a fischiare? Yeah. Ah, devo equipaggiare il fischietto. Sì. Esatto. Quindi torna utile o la borsetta che richiami con la Y, oppure te la metti nel menu rapido. Sì, io me la metto. Io me la sono messo nella borsetta perché già il menu rapido per era un bordello. Montare la borsetta come si fa? Vai sul menu normale, quello è. Ok. Adesso vedi che di fianco c'è scritto borsa a destra. Ah, basta sì, che sì. Vai lì a destra. Ok, piazzi dove vuoi. Andiamo a Y. Messo 6 per esempio, voi avete mai usato quella. Questa qui, la. Come cazzo si chiama? Quella specie di cosa che ti fa tornare a Lufalo. No! E non ha senso, abbandoni le anime. Scusa, a un certo punto ci provo. Eh sì, in caso di disperazione, diciamo. Però io ho pensato anche, io non l'ho mai usato perché mi ha terrorizzato la descrizione. Ma magari sacrifichi solo alcune rune. No. Tutte? Tutte? Guarda, io non l'ho mai usato, ma è chiaramente il classico oggetto come il segno oscuro. Ma che scam, salata. Cioè, scam, a parte che salta tipo robot unicorn attack. Che figo. Ah, ma puoi attaccare da cavallo. Ma è vero, sono un cavaliere. E in base all'R che premi, se è L o R, puoi attaccare a destra o a sinistra. Sembra una cazzata, ma c'ha senso perché dipende da dove, da che lato è il nemico. Poi c'è il doppio salto, Francesco. Molto apprezzata. No, Torrent è veramente divertente. Il cavallo è proprio sfizioso. A parte che ci sono delle boss fight disegnate. Una cavalletta più cavallo. Che sì, perché in realtà è uno spirito, no? Però ti dico, c'è un problema con i salti grossi. I salti hanno distorsionato, diciamo. Oh no. Questa, fine... questa è la chiusa. Questa è una gangbang, mi dispiace. Rollando. Allora, questa cosa è vera pure nei Souls, ma qui l'ho patita ancora di più. Diciamo, quattro nemici del cazzo sono volevo più recuperare forti le rune di un nemico potente. Allora, se tu... Da però sono più... Cioè, il crowd control si può fare in tanti modi. Sì, sì. Vabbè, però sì. Se ti fanno, per esempio, un agguato e ti ritrovi in mezzo a quattro nemici, per esempio, quattro topi... Dio mio. Ah, sì, no! Cani e topi non fanno parte di questo bilanciamento, okay? No. Anche perché i topi per loro natura non so come riescono a occultarsi. Sono colore delle piastrelle, non vedi. Andare a recuperare quindi... le anime. Sai quanti jumpscare ho avuto con Elden Ring? Ma per questo motivo qui, perché sono tutti in penombra. Io adesso ho preso il vizio di compulsivamente premere R3 per vedere se c'è qualcosa da targettare in mezzo ai muri che mi sono perso visivamente. A cavallo le posso acchiappare le rune? Mi spingono. Sì, puoi prendere. Madonna, un sacco di roba da cavallo. Tranne i dialoghi mi pare che devi scendere, però per il resto... su Elden Ring mi è capitato in alcuni casi di combattere in posti che erano così stronzi che ho buttato una chiara pietra per terra. Ed è bellissimo combattere al buio con la chiara pietra è a terra. È bellissimo. Sì, no, la chiara pietra è un'aggiunta santa, porca miseria. Chiara pietra, per chi non l'avesse vista, è una pietra che fa luce. Sì. È la mappa. La mappa dovrò... con il tasto l'altro è Select. Back se stai usando su PC. Tu sai, l'ultima volta che ci siamo sentiti qua su Elden, dicevi che giustamente ti segnavi tutti i posti sulla mappa, ma con l'aggiornamento nuovo che ti segnala gli NPC, penso che... Vabbè, però i tesori... Puoi utilizzare i segnalini in altro modo, diciamo che fortunatamente te li segnala in maniera elegante, quello che fa è farti rivedere sulla mappa solo quando li hai già trovati e quando si spostano dovrai ritrovarli chiaramente a mano, non è un pointer che ti guida insomma a mo' di grazia, diciamo. Posso dire in maniera molto però... cafona che mi sembra un incrocio tra Dark Souls e Breath of the Wild... Sì, ma che va bene male. Che bene esatto. Male quello che hanno detto tutti, sì sì. Va benissimo, esatto. Anzi, lucky as, cioè. Veramente. Perché diciamo che la sensazione è la stessa, cioè di volerti guardare tutto, di voler viaggiare, di voler sperimentare, però con la paura. Esatto.
Ti prego, contattiamo Bandai Namco e facciamolo diventare un commento. Qualcosa all gen, sì. Esatto, all gen, esatto. Breath of the Anxiety. Esce fuori un gioco. Oh, mi sono andato a prendere nei denti l'attacco pesante. Vabbè. Madonna, e con più di tre nemici, è vero. Breath of the Wild purtroppo aveva gli stessi nemici di un gioco non open world come numero. Ma non solo quello, ma ormai... tutti uguali. Qui no, sì. Anche se pure a un certo punto hanno fatto un mondo così grosso che a un certo punto pure qui hanno fatto, raga, scusate, questo lo ricicliamo che era bellino. E ti cominciano ad arrivare le copie carbone, ma più incazzate, dei nemici. Oh, comunque è carino, cioè. Vabbè, solo che meno bello. Male, dai. No, sì, vabbè, ma io, cioè, cioè, lo sapete, io non sono del genere, però se alla fine se mi metti a giocare, cioè, so riconoscere, cioè, nel senso non è che dico a prescindere, ah no, questo genere così, no. Non mi piace che tu abbia preso un approccio molto da videogioco, cioè tu sì. Sei partito e si corre, cioè corri finché non trovi qualcosa da fare. Sta andando, proprio senza direzione. È praticamente l'avventuriero nel mondo. Ma esatto, si sta correndo. Sono un giocatore semplice. Quando la serie terra di Frau su Elden Ring, non... Guarda, no. Fra, se vuoi ti possiamo dire una direzione per intrattenimento e... Sì. Avventura. Nel laghetto? Che... Sì, esatto, bravissimo. Ok. Dove? A cazzo. C'è la mappa. Apri la mappa. Vabbè, io invece direi di andare avanti, se no. Laghetto. Marghittino. Ah, no, laghetto è questo qua. Finisce la live. Cioè, fino alle 18 siamo lì. Ah, ma sono. Capito? Forse è meglio farla andare nell'altra direzione. Va bene, allora diamogli la sensazione di che cos'è Elden Ring, davvero. Vai tranquillamente, sì. Segui la linea gialla. Quella fiammella gialla che tira fuori il tuo, esatto. Il tuo falò. Se vai in quella direzione, diciamo che quella è la direzione. All'inizio nella pensavo mappa. Io adesso seguo quella fiammella perché mi fa fare un percorso lineare dove non incontrerò troppi problemi. Qui che indica verso questo lato, giusto? Bravissimo, sì, esatto. Puoi trasportarti se vuoi cliccando sulla grazia. Tanta roba, ragazzi. Sta cosa qui. Ma comunque, se non avessero fatto questa meccanica qui, sarebbe stato forse troppo. No, era la fine. Questa non è Lord Run. Cioè, lo spazio è poco. Cioè, lo spazio è troppo. Non può. Io, tra l'altro, faccio l'opposto. Quando vedo la grazia dove punta, dall'altra vado immediatamente dall'altra perché dico: no, poi, devo prima fare il resto. Puoi raggiungerla in linea d'aria. Fra, devi guardare la mappa e cerca di capire come ci si arriva a livello topografico, diciamo. Allora, io credo che abbiano fatto un lavoro di... Perché non mi fa vedere la mappa? Se sei in combat. Perché sei in combat. Sei aggrato. Secondo me hanno fatto un lavoro... Questo è bellissimo. Oh, che cafonata, è bellissimo. Però devi atterrare su una cosa che ti... ho visto, cioè... Si è affacciato i fulmini, le cose. Tutto... Lo finisci in un paio d'ore, così, secondo me. Stai attento al cavallo, perché il doppio salto, quando salti in maniera molto... Sì, non ti resetta il salto. Ti resetta il salto in culo a lui, quindi muori. Sarebbe stato veramente molto semplice come gioco, resettando il salto. Sì, l'avresti rotto completamente. Tantissimo, sì. Anche se il cavallo un po' lo odio, perché se salti da 10 metri non ti fai niente. 10 metri e un centimetro muori sul colpo. Mi fa ridere perché ti esplode sotto il culo e tu cadi morto. Proprio esplode lui e poi... Ah. No! Beh, io non sto capendo bene la mappa. Ok, devi... Sì, semplicemente... Devo entrare nella porta, praticamente. Sì, sì. Ma perdo vita cadendo dall'alto. Se è molto alto, sì. Se è poco più di così, muori. Esatto. Guarda come va Spavaldo. Non c'è un dubbio nella sua mente, non c'è un... Ma assolutamente no, cioè... È tutto dritto, vai. Ringraziamo il pezzo di carne per la partecipazione. E lo sponsor, è uscito il banner lo sponsor. Pezzo di carne, anche gli youtuber lo amano. Marchetta alla Siemens.
Ma questo è un cavaliere come gli altri, no? Sì, sì, sì. Ah, sì, merda! Sì. No, raga, chi ha scritto gioco a tunnel penso stia scherzando, comunque. Nel senso, ci sono un sacco di tunnel, sono d'accordo, sì, è pieno di dungeon, però... In realtà ce ne stanno diversi i tunnel. Diciamo ci sono aree chiuse che sono pezzi di Dark Souls, proprio. Sì, esatto. Sì, sì, sono fatti apposta, tra l'altro, così. Che senso sono fatti apposta? Questi Legacy Dungeon sono mini Dark Souls. Ah, ok, sì. Oltre l'open world. Ma anche non solo i dungeon, anche se entri in una fortezza, il level design che c'è nelle fortezze, nei castelli, è praticamente... Sono come le categorie USB. I Legacy sono mini Dark Souls. È vero. Le fortezze micro Dark Souls. È vero. Beh, però in effetti diciamo che in open world certe finezze di level design non le puoi fare, quindi è normale che a un certo punto devi chiudere. Perché sennò poi sarebbe monotono l'open world. Oh, i lupetti. Comunque qui a destra c'è una capannella, Francesco. Con un checkpoint, sì. Sì, con la grazia. Ci sono i brillantini quando la vedi che ti guidano verso di lei. Come si scende da cavallo? Devi fischiarlo di nuovo. Ah, ok. No, sì, è pure l'analogico. Aspetta che sta Nikita, è morti qua. Sì. Ok. Oh, lo sapete che la prima volta che sono arrivato qui, vedete il morto con l'oggetto che sta su quella specie di rialzo lì? La prima volta sono diventato scemo per arrivarci perché mi ero scordato che potevo saltare. Sono diventato stupido. Ecco, lo capisco tanto. Ma certe meccaniche vengono veramente col tempo. Sei troppo abituato a non averle. La cosa che mi ha fatto strano è che io, venendo da Sekiro, ero abituato a saltare, ma questa atmosfera mi ha fatto subito pensare che non potevo. Cioè, il mio cervello ha funzionato per associazione, capito? Ha associato armature medievaleggianti, draghi, castelli al non se salta. Tutti i torti non ce l'hai. Non potrei menare una donzella qui nel mezzo della tempesta, in una casa distrutta, probabilmente la sua. Lo puoi fare, Francesco, ma rimarrai molto deluso. No, come ma infatti non lo farei. Cioè, cazzo, non ho menato lo storpio prima. Devo menare la donzella, scusa. Ma non ho sbloccato può. La seduta laterale. Io qua gli avrei menato, vedi, quando mi ha dato una seduta. Ma ti dà anche un'invocazione. Che secondo me io la vedo un po' più come lui che la impara. La vede e dice: ah, posso anche mettermi così col cavallo. Esatto, posso essere così. Esatto. Allora ci si può mettere anche così. Prima si sedeva solo dritto con le ginocchia, poi vedi. Quindi è una specie di Just Dance, impari nuovi passi. Esatto, sì, visivamente. Tu, Mario, lo chiedo a te perché magari l'hai visto tu. Il film d'arti marziali Chocolate, quello con la ragazza... è un film thailandese di arti marziali dove la ragazza impara le arti marziali guardandole dalla televisione di Bruce Lee. Nei film di Bruce Lee, e basta. Cioè, impara così, senza preparazione atletica, senza niente. Lei impara il Muay Thai dai film di arti marziali dalla televisione. Ma e me lo immagino ogni volta così, lui che impara le posizioni. È molto meno rigido comunque di Dark Souls. Sì. Ti sei perso quattro giochi in mezzo, tra l'altro, la miglioria c'è stata. Non so quanto sia diverso come diciamo così, come responsività e tutto il resto da Dark Souls 3, dovrei rigiocarlo, però credo sia molto simile a Dark Souls 3. È molto simile, è più fluido, è meno scattoso, è tutto molto più... È un assetto stercorale. Esatto. Ma sì, quello ti lascia abilità speciali quando sconfitto. Il blu ti lascia dei miglioramenti, il rosso ti riempie le boccette, che è un'altra meccanica che hanno introdotto. E prima col cazzo che lo facevano. Tra l'altro, in base alla taratura dei colori dello schermo, quelle cazzo di sfere da blu ad argento, io veramente ogni tanto sono già cieco, quindi dico: quello che fa, vabbè, io lo uccido a prescindere, però vaffanculo. Sì. Esatto. Se mana o una cazzo di cento. Poi ce ne sono di esplosive, maledetti. C'è un po' di...
trappole. Però guardate Francesco quanto cazzo è diventato confident. Guarda me. Sì, sì, ho visto. Sì, infatti non deve ancora avere, deve ancora percepire l'enorme soddisfazione che offre stordire gli avversari. Prova a fare un attacco in salto su uno di questi voraci. R2 però. Su lui che salto suona, guarda R2. Il bastardo. Oh. L'ha fatto? Io ho visto due. Sì, l'ha fatto, ma non si è stordito perché era più resistente sto bastardo. Ecco, quello qua. Quando li stordisci così puoi fare il critico. Bellissimo. Riposta. Riposta. Guarda. Eh sì, sono belli ordini. Si sta curando con una strategia non banale. Sta facendo strategic swordplay. Esatto, ci siamo. He's ready. Ricordati lo scudo, esatto. Sei veramente bravo, fra. Ma lo stai dicendo tanto perro? No. Minchia, con l'inesperienza che hai, stai scherzando? Stai assestando l'ambiente, facendo kiting ai nemici. Hai preso lo scudo, ora puoi fare i contrattacchi su quelli un po' più ostici. Non sei ancora morto curandoti, che vuol dire che ti sei curato nel modo giusto. Sai quando curarti, esatto. Cioè, è un principio, mica si parte cazzottissimi così. Sono pronto, nato. Anche se io credo di aver capito, in realtà c'è un paradigma semplicissimo per sapere quando curarti. Quando ti sembra di poter fare un gran bell'attacco al nemico, allora ti devi curare. Cioè devi sacrificare una finestra di attacco, sì, quello è il momento. Sì. Ti premia il karma. Mettiamola esatto. Sì, è vero, ragazzi. È approcciato benissimo al gioco. Ma si vede che è relativamente blind. Perché non giocare mai a un soul e arrivare qui significa essere blind. La mia ragazza è blind. E no, lo vedo. Sai che ho letto delle discussioni di gente che non aveva, non si era informata del tutto su Elden Ring e l'ha preso perché è un action open world e si proprio l'hanno scritto su Reddit, ha detto mi aspettavo Skyrim e pensa che pugno in faccia gli è arrivato quando hanno scoperto che non era Skyrim. È molto figo come cosa. Guardati, quando sconfiggi le orde in questo gioco ti aggiungono cure gratis. Ah, non lo sapevo. È equilibrio. Lo vedi. Allora c'è il discorso dei gruppi. Sono anche gruppi piccoli, tipo tre lupi. Se li segui tutti e tre, ti ridanno un'ampolla. Capito? È a buffo così. Però è molto buona sta cosa perché ti fa fare un po' di strategia. Anche mentre cammini, guardi un gruppo, fai forse me la rischio così. Tra l'altro, una cosa incredibile di Elden Ring è l'audio. Cioè tu volendo moltissime cose potresti capirle soltanto ascoltando. Che paura. Ah, c'è ancora il balestriero. Bestia, c'è il balestriero. Che male. Ricordati che puoi saltare. Che è bene ricordarlo, ma Elden Ring credo è diventato vado a beccappare al falò. Rispetto non tornare al falò, fidati di me. Horizon pure, no? No, rispetto alle vendite, perché ne hanno fatti 12 milioni, credo che adesso siano molto più in alte. 12 sono milioni tanti, di copie sono 12 milioni. Sì, sì, sì. Sono veramente tante. Quanto tempo? 12? Un mese? Sì. Quanto è meno di un mese? Quello che c'hai fare il cavallo. No, hanno fatto uno stracento. Stai andando altrove. Oggi si doveva parlare anche di CD Projekt. Che cazzo, hanno lanciato un reboot di quelli violentissimi. Vabbè, sì, hanno fatto la Blizzard move. Però ci sta, l'hanno fatto in maniera più elegante. Cioè, da qui dovevi andare? No. Sì, così. Detto a devi girare. Andare verso destra, destra. Devi superare la ballista. Se la raggiri, esatto. Destra, destra, bro. Destra, non. Volevo menare il falcaccio. Sì, non lo so, mi stavo sul cazzo. Queste parti blu ti fanno capire che Torrent non è ben accetto. È come entrare col cane in salumeria. Esatto, poi. Siediti, livella tutta vitalità e goditi il primo boss di Elden Ring. Che cazzo di paura. Dio mio. Madonna, sto Telegram! Scusate, ragazzi, devo chiudere Telegram. Mi sta sfracellando i maroni da 10 minuti. Ok. Nuovo livello. Vediamo se può. Ah, sì. Allora, vediamo. Cos'è che mi fa portare più roba? La Vitalità. No, però non è quello che ti fa portare più roba, eh. No, però non ti serve portare più roba oggi qui. In effetti c'ha ragione. Michele, io sto giocando con 300 di vita e sono nelle zone finali. Cosa mi conviene far salire?
Vitalità. Cioè, se io vado in carico pesante muoio, cioè proprio solo avendo uno zaino un po' più pesante muoio malissimo, si rompono le ossa. Io sto, ti giuro, ma Glass Cannon però solo da una parte, sono più Glass che Cannon, cioè in realtà sono potentissimo, però cioè, mi uccidono gli scarabei, per dire, proprio scarabei, la madonna, non fanno danno, però potrebbero. Tranquillamente, esatto. È che non lo sanno, poverini. E tutte non sanno queste spade messe qua non promettono bene. Comunque, no, no, per niente. Io sono Kdor, figlio di Pnor, spregevole senza luce. Foul tarnished. Questi sono insulti da ricordarsi a serate di alto livello. Al pari di Lucrezio Borgio, avanzo di nulla. Lui fa tanto il nobile, in realtà è vestito di Yuta, quindi lo si può prendere sul serio fino a un certo punto. Con la canapa. Dov'era lui che scende da... Beh, si teletrasporta praticamente. Sì, ma su Maru sto salto se l'hai studiato da 30 anni. E che nessuno passava da lì da una vita. Sì, esatto, ma non aspettava altro. Ma c'ha la polvere addosso, quindi... E via, prima boss. Easy. Io stavo concentrato sul fatto che mi aveva detto che mi aveva detto Mike, devi guardare la mano. Sì, ma per fare Perry e Schipsino. Sì, sì, ha omesso tutto il resto. Io una curetta me la farei. No, ma infatti mi stavo allontanando. No, che mi terrorizza. Margit fa paura sempre. Però è molto, cioè lo puoi imparare molto bene. Assolutamente. Uno dei boss che forse si impara meglio, questo qui. Sì, uno di quelli più puliti in assoluto. Sì. Anche se all'inizio sembra che abbia un moveset intellegibile proprio, però... Sembra, sì, ma... È normale. Nella seconda fase qualcosa diventa più complesso. Michele ci ha messo 21 episodi per arrivare qui, hanno scritto. Sì. È vero, è vero. No, ma Francesco è in autostrada. Cioè, lui si blocca solo ai caselli. Sta correndo come un pazzo. Tra l'altro, sul cavaliere Damage Output sembra molto ridotto rispetto al samurai. Io prendevo una botta crepavo. Ma guarda che il cavaliere è un tank, eh. È fortissimo il cavaliere. Sì, sì, sì. Lo scudo del cavaliere è 100% difesa fisica, tra l'altro. Fin dall'inizio, esatto. Ma io vado a due mani, vaffanculo. Ser Raspon, vado a due mani. Ah, ma io ero già a due mani. Ok. No, io ci ho messo un sacco per battere Marchi. Ci ho messo molto, allora, di meno con il... A destra, prima di entrare, c'è il grande mago Roger. Roger ogni tanto va utilizzato. Più che altro per la parte iniziale potrebbe essere interessante. Che tra l'altro tu ce l'avevi, Roger, io no. Nemmeno io, perché è stato aggiunto dopo. Sì. Ah, è stato aggiunto dopo? Sì. E io ce l'ho sempre avuto. Il grande mago Roger. No, è vero, io la mia prima run l'ho iniziata, è vero. No, ma forse hai messo offline. Offline non te lo dava. No, ma Roger è del gioco, non è? Esatto. Sì, lo so che poi lo sblocchi anche nella tavola. No, non però, non c'entra niente con online, è un NPC. Sì, sì, poi lo ritrovi. No, allora perché non l'avete trovato? Non lo so. Dopo con una patch. Ah. Ma dopo quando? Evocabile con l'aggiornamento. No, perché io e Nicola l'abbiamo trovato a day one. Day one è all'inizio. L'hanno aggiornato molto presto, praticamente la day one patch. Ah, ok, perché tu giustamente avendoci giocato prima, ok. Esatto. Vedi, io ho sempre avuto Roger anche prima degli update. È probabilmente perché noi l'abbiamo trovato day one. Sì. Guarda Francesco come resiste. Duro come la pietra. È una macchina da guerra. Ah, l'ha raccolto un seme? Sì, potrebbe aumentare di seme. Esatto, quando potrebbe poi aumentare? Puoi aumentare di una fiasca col seme che hai preso. Ok. Seme d'oro. Che si fa? Sì, così. Si editi alla grazia. Vai all'empolle. No, raga,
non credo che parlino della beta, perché nella mia partita su Xbox, ragazzi, io non ce l'avevo. Roger, io non ce l'avevo su Xbox, ce l'avevo su PC con Nicola, quindi non so quale sia la discriminante, Roger non Roger, però io non ce l'avevo con Nicola. Ce l'avevo. Ha ragione Mike, che noi abbiamo giocato con la patch del day one e probabilmente che io mi ero messa alla patch del day one, l'hanno messa, capito? Però io qui ci sono arrivato, forse ci sono arrivato al day one pure io la mattina. No, perché io la mattina mi sono fatto tu dici, io la mattina ho giocato prima di giocare con te, ma mi ero fatto il personaggio, il tutorial. Leggo molto veloce. Silvano Rogier, porca troia, l'amico delle... Beh, c'è da dire, raga, che è non mi ricordo. Ti ha sparato alla tavola rotonda per la prima volta. E quindi... Questo qui è il hub centrale, diciamo, di Elden Ring. Io stavo già per prendere uno per spaccare le sedie. Solo che... Puoi rotolare, se vuoi, le spacchi comunque rotolando. Che bullo, che ribelle. Guarda. Qua ci sono un po' di NPC che portano avanti alcune quest, alcuni mercanti, fabbri, cose. Esatto, è praticamente Firelink Shrine, capisci? Però non c'hai un minimo di rispetto per l'arredamento, se posso dire, cioè proprio... Non... Che questo non è roba dell'Ikea, questo è roba pregiata. Guarda quelle sedie di legno massello là. Cioè, legno massello, un cazzo, le rompi rollando, non credo siano così buone quelle sedie. Per... Vuoi vivere un velocissimo trauma per chiudere la live? Sì. Ho fatto dell'ampolla. Mettiti. Buttati dal balcone che stava là. Però aspetta, prendi prima l'ampolla, Francè, fidati. Come prenditi prima l'ampolla. Vai al falò, quel gigantesco falò che c'è al centro. Esatto, se servisse a qualcosa. E vai sulla sezione ampolle e grazie alla lacrima del Salcazzi puoi andare su incremento e ripristino delle ampolle. No, aggiungi carica. No, aggiungi carica. Ah, non ha preso ancora una lacrima? No, la lacrima sta nelle chiese ancora. Ah, ok, allora vai con la... Lui è andato, lui ha visto la bustola, bark it, let's go! È andato. Ok, ok, vai. Ok, pronti. Quindi ti puoi curare una volta in più. Vabbè, ma qua non serve. Guarda quante belle pozze di sangue, non sono per niente minacciose. Io gioco offline, me non le vedo mai, quindi non so quanto è pericoloso. Questo è Alberic della lingua folle. Cioè, quindi qui si tratta di uno sturo praticamente. Gliel'abbiamo detto noi di andare da Margit, è vero, ma solo perché volevamo fargli vedere un boss. La boss fight, esatto. Più che altro poi scopre che non lo è in realtà. Per far vedere qualcosa di intenso, no? Dobbiamo anche dedicare intensità a questa gara. Ringraziamo il nostro sponsor, Inchino Reverenziale. Esatto. Non era la carne fresca. No, adesso questa è un'impresa funebre, Inchino Reverenziale, diciamo. Allora, schivate. Mica male. Let's go. Fight. Che balletto, eh? Francese, questo lo batti, first try. Io ci ho messo 15 gameplay. Ogni tanto tornavo e mi menava sempre. È tipo l'addestramento. Questo è il level di... Guardate. Fuck. È un battesimo di fuoco e di sangue. Dai. Però hai fatto molto più di quello che avrei pensato in questa live. Sì, perché, esatto, appunto, andando avanti, hai fatto un bel po' di roba. Quindi non sono andato male, diciamo. Benissimo. Hai giocato un po' rushato, diciamo. Però si può fare anche quello, nel senso, puoi fare quello che vuoi. Vabbè, però lo ha rushato per esigenze di spettacolo. Sì. Cioè, sì, abbiamo fatto una cosa spettacolare. Però, secondo me, cioè, Francesco qua comunque, non... cioè, mi viene voglia di giocarlo, bello. Insomma, raccontaci questa esperienza. Guarda, io lo continuerei. Il problema a livello... Un attimo, devo accendere le luci se non si vede niente adesso. Ok, cambio pure la cam così almeno ci vediamo tutti bene. Yay! Ok, il fatto è che comunque lo giocherei a livello, appunto, come hai detto tu, live, spettacolo, roba del genere. Io voglio continuare Dark Souls per il fatto che... Baby. No, ma anche attenzione, per una questione di... Il fatto che ci stanno giocando tutti. Cioè, un gioco più è giocato, meno voglia di streammarlo o comunque trattarlo, come facevo per i video, come ho sempre fatto per i video. Quindi mi sa che continuerò Dark Souls. E
Poi non so se appunto attaccherò, vedo 2-3 Elden Ring, o comunque faccio una, ogni tanto una capatina del Elden Ring e poi continuo, diciamo, agli altri capitoli. Però comunque il primo voglio finirlo, cioè sto giocando, porca miseria, non lo voglio abbandonare così. Però devo dire che questo mi ha dato un'ottima impressione, anche perché i comandi sono molto più fluidi, almeno del rispetto al primo, siccome la mia unica esperienza è il primo. Infatti mi sono trovato molto bene nei combattimenti, schivate più immediate. Comunque mi sono, cioè è stato un gameplay molto divertente, più fresco, meno legnoso, ed è stato davvero piacevole. Mi sembra a primo impatto, io poi non so dire, mi sembra più semplice di Dark Souls a livello di difficoltà, però mi sta piacendo, ecco. a primo impatto. Sì, chiamiamolo primo impatto, sì. Hai più strumenti per sopravvivere, questo sì, molti di più. Ma ti fai pure Sekiro, France? No, è una cosa alla volta, cioè. Ma sembra tipo quando vai a casa della nonna e ti arrivano tutti i piatti. Ma guarda, con tutta l'esperienza che hai dei rhythm game, probabilmente Sekiro potrebbe piacerti da morire. Dici? E saresti anche bravi. Beh, sì, lo sto esagerando, però è tutto ritmo. Sì. Sekiro. Di parate attacchi. Io più che altro non c'entra niente, ma volevo provare pure Sifu, dato che mi hanno detto del ritmo sempre. Ah, sì, non è tanto ritmo, è mnemonia. Cioè, è proprio. Sì. È tanto quello. Sekiro devi imparare ritmo. La memoria tutto. Okay. Sekiro è veramente molto diverso da quasi tutto quello che ho provato a livello proprio di combat unico. System. Sì. È una cosa. È One. Sì. No, Sekiro è proprio Guitar Hero con le katane. E allora è un gioco semplice. Sì. Solo che a Guitar Hero, quando manchi una nota, non muori sul colpo. Vabbè, sarebbe bellissimo. Però per dire, sul non si vede inquadrato nella cam. Sul Beatmania c'è la modalità che manchi un tasto, boom, sudden death. Ok, è quello. Quindi ci siamo. È una modalità tosta, diciamo. Comunque, vabbè. Come esperienza è stata molto bella. Cioè mi è sembrato più ok, going to action subito. Cioè fai, cioè molto più rapido e immediato, ecco. Bello. E tu non ti sei neanche fatto una passeggiata in tutta tranquillità, perché è veramente bello. A volte ho fatto dei gameplay di 2 ore senza toccare nessuno. Ma che me frega la passeggiata, io voglio menare. ma poi ti prende talmente tanto, perché c'hai la curiosità morbosa di vedere cosa hanno piazzato in certe zone. Sto scherzando, cioè. Mario, da un certo punto scoprirai, ed è naturale non aspettarselo, salvo appunto il paragone più che corretto con Breath of the Wild, che tu ti muovi ma intorno a te c'è davvero roba, sempre, non soltanto ambiente, colore. No, ma ho notato, sai cosa, una cosa, cioè probabilmente la fase iniziale, io poi non so se anche il resto è così. In genere negli open world si tende, diciamo, a mettere un po' tutto, diciamo, ok, questa è un'area dove probabilmente passi a cavallo velocissimo e quindi diminuiamo sì. i dettagli. Il fatto che comunque in ogni posto ci sia un dettaglio, almeno ho notato questo. In ogni parte in cui in cui mi sono fermato c'era sempre qualche dettaglio, anche minimo. Sì, sì. Anzi, c'è cosa... proprio secondo me c'è proprio questa cosa che quando guardi una zona e fai no vabbè, quella è vuota perché si vede che proprio non c'è un cazzo, in realtà ci devi andare perché ti fregano su questo, ti fregano intensamente. Le zone che sembrano vuote c'hanno sempre un buco che ti porta da qualche altra parte. Sì, l'esplorazione viene premiata alla grande costantemente, e tra l'altro ogni cosa che trovi in quei buchi che dice Mario, c'è sempre un oggetto o un qualsiasi oggetto unico. Capito? Sempre qualcosa di unico, che se non trovi quella grotta non lo trovi più da nessuna parte. Esatto. Oppure c'è qualcuno che ti mena, c'è da dirlo. No, c'è qualcuno che ti mena con quell'oggetto unico. No. Esatto. È molto raro trovare, è rarissimo trovare l'oggetto unico che non implichi che abbuschi prima, eh. È rarissimo questa cosa. Vero, vero. È stato molto bello, a parte tutto. Ci ho divertito. Let's go. Vabbè, allora ragazzi, noi la prossima volta di che cosa potremmo parlare? Beh, sicuramente il citato CD Projekt. Magari esce anche qualcos'altro. In tempo 2 settimane potrebbe venire fuori qualche altra notiziola su questo The Witcher che gira su Unreal Engine 5. C'è Harry Potter, di cui non abbiamo Hogwarts parlato. Hogwarts Legacy, esatto. Magari ce lo guardiamo prima. Lo proverete, Hogwarts Legacy? Qual è? Hogwarts Legacy. No,
da io, provare, vabbè, da poi ne parliamo. Sì, sì. Io ho un sacco di riserve sul combattimento, perché secondo me ci stanno nascondendo qualcosa che non stanno facendo vedere col combattimento. A me sembra cacca caccona. Proprio cacca caccona. Il gioco o il combattimento? Il combattimento. Ah, il combattimento è, diciamo, per creare un po' di pathos per la prossima volta, rischia di essere stato presentato con una scenografia che non è il combattimento. Bravissimo. Secondo me è molto più statico e lineare di quello che sembra il combattimento. Vabbè, però vedremo. Di più? Vedremo. Battaglia navale esposta di allora, ragazzi. Battaglia navale esposta. Va bene, ragazzi, signori. Ci vediamo. Alla prossima, ciao, grazie per essere stati con noi. Ciao.